Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Facilità delle dinamiche domestiche, dovremmo essere anche molto, perché poi c'è un gong. Da dove partiamo? Partiamo da Chiusi. Chiusi nelle ultime due partite, con un roster corretto, ha giocato fino all'ultimo possesso a Udine e a Cento. Questo significa quanto nel roster corretto, e con la correzione del roster sono stati molto bravi anche a proporre delle situazioni tattiche fastidiose che hanno costretto squadre di prima fascia a criticità importanti durante la partita. Oggi Chiusi, da quello che mi risulta, dovrebbe essere condizionata dalle assenze di Possamai e di Donzelli. Questo significa che, pur l'assenza di Donzelli era un denominatore comune sia contro Udine sia contro Cento, sicuramente dovrà rivedere un attimo le rotazioni, e di conseguenza sono affari nostri, perché da un quintetto proposto come nelle ultime uscite con Utomi da 3, Raucci da 4 e Bozzetto da 5, chiaramente dando per scontato chiaramente Medford e Bolpin, potrebbero abbassare drasticamente il quintetto in campo, proponendo o Raucci o Utomi da 5 e quindi di conseguenza andare piccolissimi, cioè con i due lunghi straordinariamente perimetrali. Tutta questa premessa per dire che sarà una partita in cui è necessario da parte nostra avere un atteggiamento da camaleonte per leggere e reagire di conseguenza alle proposte di ruoli che Chiusi potrà sicuramente esercitare dentro il campo. In aggiunta a questo, nelle ultime partite, con il roster soprattutto nuovo, anche se era una caratteristica che è una caratteristica che arriva da lontano, Chiusi propone una difesa tattica dopo canestro, zone press 2-2-1, che ha la priorità nel rubare il tempo alla squadra avversaria e proporre, appena la palla svalica la metà campo, una difesa di cambi sistematici, con l'idea di togliere il ritmo agli avversari. La nostra capacità di essere dentro il campo con idee chiare per non farci rubare troppo tempo, l'attacco al press, l'idea di essere subito pronti a giocare situazioni codificate e definite senza che i cambi sistematici che ci condizionino nel ritmo dell'attacco, saranno due aspetti tattici molto importanti, e a sorreggere questi due aspetti tattici è necessaria una grande presenza dentro il campo. Vi anticipo, così ci risparmiamo tempo, che premesso con punto esclamativo che Aradori è una risorsa importantissima per la nostra squadra, premesso che da fine novembre, vado a memoria, mi credetemi, non ho, voglio dire, una memoria certa, ma solo è il concetto che mi interessa, da metà fine novembre in poi, diciamo nell'ultimo mese prima della sosta, ha esercitato una gestione necessaria per una criticità fisica che sicuramente ha condizionato il suo essere, le sue prestazioni, ma ha giocato
sulla criticità. Dall'ultima partita del 2022 ad oggi è stato esercitato un piano B, e nel piano B, il piano B prevedeva una sosta forzata e non una gestione, e ha ripreso gli allenamenti in questa settimana, chiaramente con una gradualità che necessaria, che prevedeva sia il reintegro dal punto di vista condizione barra ritmo del gioco, sia anche una gradualità che doveva tener conto della criticità in fase di risoluzione. Questo significa che sarà della partita in un tempo e in una modalità che chiaramente devono tenere conto di tutto quello che è il suo pregresso a partire da metà novembre. Queste cronache sono dati oggettivi e non opinioni. Prego. Tu questo reintegro graduale, comunque, che nell'ottica quando tornerà al 100%, hai un po' il timore di andare a toccare un ingranaggio di queste partite, sia in che stato di perfezione e come poi andrai a inserire, come cambierai il sistema squadra nel reinserimento graduale, poi completo. Raduni fa parte di questa squadra e, come ho detto, è una risorsa importantissima, quindi non vedo dove possa andare a toccare gli 80 minuti a cui tu fai riferimento, anzi andrà ad arricchirlo. La gradualità è figlia del suo stare bene, della sua condizione. Anzi, sono certo che ci saranno le modalità corrette da parte nostra, condivisa con lui, e le modalità corrette da parte sua. Enrico? Senti, no, per inquadrare l'importanza della partita, avevi detto, mi sembra, dopo Nardò, la vittoria è importante, però solo se la confermiamo, penso valga lo stesso dopo questa. Sì, vale lo stesso nel momento in cui hai la chance, l'opportunità, nel grande rispetto per chiusi, di allungare la striscia, perché poi le stagioni, voglio dire, e nel momento in cui stai cavalcando un momento positivo, prendere l'occasione per allungare la striscia sicuramente dà più valore anche alle partite precedenti. Volevo aggiungere, magari è possibile che la differenza da qui alla fine la possa fare l'essere regolare, cioè vincere le partite, non dico facili, le partite alla portata come questa, cioè non fare le scivolate come se ne fosse stato minimamente Cividale, piuttosto che poi magari vincere le partite grosse in casa come è stata quella di Pistoia. Sì, adesso lo scivolone di Cividale, voglio dire, oggi ha assunto anche, voglio dire, un significato differente, perché c'era grande rammarico che ce lo siamo trascinati anche oltremodo, poi ti rendi conto che Cividale, insomma. Ecco, sì, però sono due esempi che ho fatto io, quindi non è che li contesti, tra virgolette, anzi, diciamo che sono due esempi che sono anche figli delle modalità, non solo del risultato finale. Detto questo, io credo che ci siano tutte le partite sono una chance e un'occasione, e tutte le partite hanno delle criticità. Indipendentemente da un posizionamento in classifica, indipendentemente da una valutazione che si dà agli avversari. Io credo che dobbiamo avere veramente il massimo rispetto assoluto per ogni palla 2 e, tra virgolette, zero timore di fronte a avversari che possono essere visti, classifica alla mano,
al di là del valore oggettivo, come squadre toste. Cioè, quindi è rispetto per tutti, timore per nessuno. Ogni partita è una chance. Dobbiamo convogliare gran parte delle energie, mi viene da dire non tutte perché allora mancherebbe il rispetto, ma gran parte delle energie per come noi ci proporremo in campo, senza perdere troppo tempo, perché il troppo poi, voglio dire, non è mai equilibrato, troppo tempo a chi abbiamo di fronte. Dobbiamo avere la consapevolezza, dobbiamo avere la conoscenza dell'avversario e poi dobbiamo stare dentro a casa nostra per essere al meglio possibile. Ecco, nelle criticità specifiche, ripeto, Chiusi ne propone e gli avversari con cui ha perso gli ultimi possessi sono testimonianza che le può proporre, che se non sei pronto e attento possono crearti fastidio. Enrico, però che hai già per un po' risposto, comunque ecco, voi tornate a giocare a una trasferta tra virgolette da favoriti, comunque con una classifica di un certo tipo, dopo che sarà stato un caso, forse no, la migliore trasferta in stagione è stata in un momento in cui la condizione eccetera faceva pensare che Naldo fosse favorita, quindi c'è anche forse un fatto mentale, perché quando la squadra gioca sotto pressione magari non usa, cioè, è un po' più presente. Allora la trasferta di Nardò, al di là del nostro momento, era anche figlio del fatto che Nardò ne aveva vinte 6 delle ultime 7, cioè quindi non è che veniva, cioè non è che no, cioè c'era il nostro momento e il loro momento. No, è vero, c'è, certo. E secondo me la pressione non va evitata o nascosta in un angolo, ma va gestita. E se la riesci a gestire, ad accettarla, ad accoglierla e poi di conseguenza farla tua come gestione, te la fai amica e non diventa un avversario, ma te la devi fare amica. Quindi se è così dobbiamo abbracciare in accoglienza la pressione e farcela amica e far sì che la pressione diventi motivazione, energia, presenza mentale per sviluppare la partita la migliore possibile. Poi il nostro è un mestiere di pressioni, se, voglio dire, se la respingi ti ritrovi un esercito, voglio dire. Ma forse dicevo la cosa opposta. Pensavo di aver dato una risposta intelligente, cazzo, invece non sono riuscito a convincerti. Ma io con l'autostipendio che prendo. No, appunto, il cosa è questo, che più la squadra ha pressione, meglio gioca a questo punto, forse, perché Pistoia, capolista, perfetto. Nardò, oddio, se avessi male, perfetto. Altre trasferte magari con l'idea del potrebbe non essere difficile sono arrivate delle partite meno performanti. E allora siamo in aspettativa, in attesa di sotto pressione di giocare quella con Chiusi. Tornando a cose serie, diciamo così che le due ultime vittorie, ma anche il modo in cui sono arrivate, quindi partite positive eccetera, forse hanno in qualche modo ridato lustro a quella che può essere una ambizione della Fortitudo di fare bene in classifica, perché diciamo così, dopo 100 l'ambiente poteva pensare oddio, siamo messi male eccetera, e già tanto si facciano i playoff. Le ultime due gare hanno detto quasi il contrario, è vero che da questa parte della barricata si è sempre detto noi dobbiamo guardare a noi e quindi passo per passo e vediamo che. Però diciamo che un'eventuale vittoria Chiusi metterebbe una classifica tale per cui, come si suol dire, la squadra non si può più nascondere davanti ad ambizioni di andare ancora meglio. Ma no, allora, cerco di essere il più chiaro possibile e nell'essere più sintetico possibile.
qui non c'è, non è un punto di nascondersi, qui è un punto di avere ben chiaro qual è l'obiettivo finale e allo stesso tempo nell'avere ben chiaro qual è voglio dire, il punto di attracco finale, non è che, qui stiamo ancora sul mare, non è che, voglio dire, un vento contrario, un vento favorevole ci deve dare una dimensione differente o ci deve far spostare il viaggio nell'obiettivo finale. Ci dovrà essere la capacità di tenere salde le mani sul timone e perseguire quello che è l'attracco finale, senza che un'emotività negativa o una emotività positiva ci sposti da quello che è la linea e il punto d'arrivo, perché altrimenti ci mettiamo in mano a troppe condizioni atmosferiche e invece bisogna essere molto presenti e molto saldi qualsiasi sia l'onda emotiva che ci accompagna. Un'ultima cosa, poi io non rompo più. Con Pazzi, cos'è che non è andato? Perché lui era arrivato con l'idea di essere, diciamo così, il centro titolare, non quello che partiva in quintetto. Poi è andato via via calando fino appunto al cambio e lui stesso ha detto non c'erano più margini per fare bene. Guarda, ti dico a grandi linee, perché a memoria non ricordo le parole esatte, ma a grandi linee il concetto. Per me è una sconfitta, perché quando un giocatore, con grande rispetto, dichiara che non c'erano più i margini, quindi lo cito in questo caso, no? E quindi, voglio dire, c'erano altre vie funzionali, che io ritengo funzionali per la squadra, è chiaro che io non posso anche qui correre verso un posto in ombra e togliermi le responsabilità. Io mi sento sconfitto, mi sento responsabile che questo rapporto non abbia funzionato. E contestualmente gli faccio il più veramente di cuore in bocca al lupo perché la sua stagione possa prendere una strada migliore rispetto alla sua, meglio, la nostra esperienza in Fortitudo. Giacomo, facciamo un'ultima. Questo discorso, penso che hai sempre detto che insomma vuoi trovare il meglio dalle risorse che hai disponibili, volevo capire se questo movimento in uscita è il preludio di un movimento in entrata. Io rimango dove sono, nel senso che oggi abbiamo un roster che comunque ci dà la possibilità, l'opportunità di avere non solo le risorse corrette, ma anche le risorse che mi auguro nei miglioramenti individuali che tengano in seria considerazione il nucleo squadra, da parte mia c'è il dovere di perseguire questa strada senza entrare in altri ragionamenti. Ok. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.